spettatori dal palazzetto dello sport nello Mursi di Rubiera per la terza giornata della Serie A diretta maschile. Oggi giocano Vicky Subiera contro Albatros Siracusa. Allora, vediamo le formazioni in campo. Albatros Siracusa, numero 2 Bianchi, numero 3 Morettini, numero 5 Marino, numero 6 Mantisi, numero 7 Argentino, numero 9 Bandiera, numero 12 Nobile, numero 15 Vinci, numero 24 Cuffè, numero 25 Fobicic, numero 27 Rosso, numero 97 Hernandez, allenatore Vinci. Formazione di casa, Vikings con la mano Rubiera, numero 1 Rivi, numero 2 Marco Davide, numero 4 Rocco Lotti, numero 5 Versamo, numero 7 Santilli, numero 8 Pedretti, numero 9 Barbieri, numero 10 Olerari, numero 13 Marco Di Roberto, numero 19 Gabriele Giovanardi, numero 22 Simone Salati, numero 30 Bonassi, numero 31 Bogliavaggi, numero 66 Simone Quattrocini, numero 77 Galau, numero 3 capitano Andrea Becci, allenatore Luca Galduccio. Gli abiti dell'incontro sono i signori Giovanni Fato e Luigi Guarini. Terza giornata di andata del campionato di Serie A Beretta di pallamano maschile al Palabursi di Rubiera. I Vikings Rubiera ospitano l'Albatro Siracusa. Entrambe le squadre sono ancora a 0 punti in classifica, quindi questo è un match importante per smuovere la graduatoria per entrambe le formazioni. Ovviamente più per Rubiera probabilmente, che gioca in casa questo turno. Formazione in campo per l'Albatro Siracusa, che avrà il primo pallone da giocare in avvio di questo match, col 2 Bianchi, col 3 Morettin, col 5 Marino, col 6 Mantisi, il 7 Argentino, il 9 Bandiera, il 12 Nobile, il 15 Vinci, il 24 Cuzzupè, 25 Bobicic, 27 Rosso, 97 Randes. Questi giocatori a disposizione del tecnico Vinci. Per Rubiera con l'1 Rivi, il 2 Davide Bartoli, il 3 Benci, 4 Bortolotti, 5 Versakovs, con il 7 Santilli, l'8 Pedretti, il 9 Barbieri, il 10 Oleari, il 13 Roberto Bartoli, 19 Giovanardi, 22 Salati, 30 Bonassi, 31 Vogliuvac, 66 Patroncini e 77 Garau. L'allenatore Luca Galluccio. Gli arbitri della partita sono Giovanni Fato e Luigi Guarini. Primo attacco per la formazione siciliana schierata in maglia blu con inserti arancioni, Bobicic terzino, Rosso centrale, duetta con Marino, la palla per Morettin, ancora Bobicic, non c'è spazio, esce molto alto in difesa Barbieri, Bobicic rischi passi, poi c'è la palla persa da Bobicic, il contropiede per Rubiera col piede, tocco di piede di Rosso in una gestione forse non proprio precisa di questo contropiede. Comunque buona difesa di Rubiera nel primo attacco e palla recuperata per la formazione rosso-blu, che fa cambio attacco-difesa tra Barbieri
che giostra appunto in chiave difensiva, e Versakovs che invece entra in chiave offensiva. L'attacco col giovanissimo Oleari per Versakovs, Bartoli all'ala, ancora Oleari per Giovanardi che va dentro, fermato da Marino. Ammonizione per il numero 5 siciliano. Si riprende dai 9 metri con Versakovs che chiama lo schema, esce Pedretti, la palla arriva ad Oleari per Giovanardi, Giovanardi Versakovs, ancora Giovanardi, fallo in attacco, no, 2 minuti a Marini, a Marino che ha cinturato Pedretti sulla linea dei 6 metri. Diciamo che forse erano stati clementi sull'intervento precedente su Giovanardi, sono stati probabilmente eccessivi gli arbitri sui 2 minuti invece combinati in questo frangente. Superiorità numerica per Rubiera in attacco con Versakovs, la palla per Giovanardi all'ala per Santilli che non controlla bene, occasione sciupata, Rubiera deve costruire qualche cosa sfruttando questo vantaggio. Giovanardi, cambio di direzione, la palla arriva in un qualche modo all'ala, la conclusione sul palo di Bartoli. Molta confusione in questo attacco di Rubiera, alla fine ne è scaturita una buona conclusione dall'ala che però Bartoli ha visto infrangersi sul palo. L'attacco con un uomo in meno per Siracusa, con Bobcic per Argentino, esce molto alto Mantesi, la palla per Morettin, Morettin torna sui suoi passi, fischio in difesa, e come dall'altra parte non vengono tollerate giustamente le trattenute, e allora c'è l'ammonizione per Pedretti sul fronte rubiarese. Torna dunque fuori il portiere per Siracusa per avere un uomo in più in fase offensiva, è entrato Bianchi, l'attacco Bobicic va dentro, la conclusione in rete di Bobicic per l'1-0 di Siracusa. ...1-0 per l'Albatro in questo avvio di partita. Sono andati 3 minuti e 45 secondi di questo match, con Versakovs per Bartoli, Bartoli per Oleari, per Giovanardi che va dentro, viene spinto Giovanardi. Bartoli per Oleari, è sterminata l'inferiorità numerica. Oleari dai 9 metri va a realizzare il primo gol di questa partita per i Vikings Rubiera ed è parità a quota 1 dopo 4 minuti e 20 secondi. Luca Oleari realizza questo primo gol per Rubiera, difesa 6-0 per la formazione rubiarese, con Rosso per il gioco, Bianchi, Bobicic che si sposta in posizione centrale in questa azione offensiva, Marino esce alto, la palla per Rosso, Rosso, Morettin, Bobicic, Morettin, la palla ancora per Rosso, non c'è spazio da quelle parti, poi all'ala in un qualche modo Bianchi che però non attacca e rischia il gioco passivo, dovrà tirare, Rosso prova andando sull'ala, continua a non tirare Rosso, c'è il fischio per l'intervento di Giovanardi. A questo punto dovranno andare ad un tiro affrettato, probabilmente Bobicic si incaricherà di andare al tiro, e così è, ma c'è la parata di Voljuvac e il pallone è per Rubiera. Subito Oleari per Versakovs, Versakovs va da Bartoli, Oleari, Giovanardi, la palla giocata male, in questo caso viene comunque salvata da Rubiera che deve trovare i meccanismi perché è apparsa molto molto macchinosa nelle due occasioni che ha avuto di giocare un pochino più in velocità.
Pedretti, Santilli, Oleari, Giovanardi, Giovanardi ancora Oleari, Oleari per Giovanardi che va dentro dal lato fuori mano, c'è la difesa in area di Argentino e allora c'è il tiro di rigore per Rubiera che si incarica di provare a trasformare Versakov. Versakov dunque contro Randes, la conclusione di Versakov termina in rete, Randers aveva deviato ma è stato beffato dalla traiettoria successiva del pallone, 2-1 per Rubiera che passa dunque a condurre, punteggio molto basso, se ne sono andati 6 minuti e 50 secondi. Rosso, Bobicic, Morettin, Bianchi torna sui suoi passi, Morettin, Bobicic per Rosso, non ha ancora costruito niente, Siracusa, allora Rosso prova l'uno contro uno, viene chiuso bene da Giovanardi, poi su di lui frana anche Barbieri, 9 metri in fase offensiva per la formazione siciliana. Rosso per Bobicic, Bobicic pasticcia, alla fine Morettina, ancora Bobicic, Bobicic termina a terra. Bisogna asciugare il parquet dove è caduto Bobicic, 2-1 il punteggio. Bobicic esce, nel frattempo entra Mantisi al suo posto. Mantisi si butta dentro, palla in mezzo, alla fine c'è la parata di Voljuvac su Marino, non so come Marino era riuscito a recuperare un pallone dalla spazzatura letteralmente. Ha salvato questo pallone ma poi è stato più bravo Voljuvac nel parare la conclusione. Oleari viene fermato centralmente da Rosso. Versakov, Oleari, ancora Versakov, la palla per Giovanardi, per Oleari, ma il controtempo, questo pallone, Versakov, la palla per Giovanardi, Giovanardi, infrazione di passi, fischiata Giovanardi. Due a uno sempre il punteggio. L'attacco di Siracusa, due squadre che sono rimaneggiate e che devono ancora trovare ovviamente l'equilibrio migliore. Ancora Marino, ancora Voljuvac, ancora Voljuvac, questa parata dall'altra parte. Oleari prova a forzare, non trova spazio, la palla per Versakov, Giovanardi, Giovanardi, Versakov, la cannonata di Versakov e la palla in rete per il 3-1 Rubiera. 3-1 costruito però sulle parate di Voljuvac, due volte su Marino, sembravano in entrambe le situazioni gol sicuri per il pivot dell'Albatro Siracusa, invece c'è stato l'intervento in entrambi i casi di un super Voljuvac che ha difeso al meglio la sua porta. 3-1 il punteggio quando arriviamo al decimo minuto di questo primo tempo. Morettin va dentro e va a realizzare, difesa pessima in questo caso di Rubiera che ha veramente concesso un'autostrada a Morettin. Versakov dall'altra parte, la palla per Oleari, Oleari è già dentro ma non va oltre, la palla ancora per Oleari, Versakov.
si torna con la formazione normale, quindi Versacos in posizione di centrale. Adesso Rubiera dovrà cominciare ad attaccare perché non l'ho ancora fatto. Oleari per Versacos, Versacos per Bartoli, Oleari a spazio ma non carica Oleari, allora Versacos va su, la cannonata, la traversa di Versacos, la palla recuperata con Morettin che prova a spingere in contropiede, è rientrato Bobicic nella formazione siciliana, rosso per Morettin, Bobicic. E torna bene in difesa però Rubiera risistemando la 6-0 e allora deve costruire in azione manovrata Siracusa, rosso Morettin per Bobicic, rosso per Bobicic, Bobicic ancora, rosso, la cannonata ancora Vogliuvaz, c'è l'intervento però in area perché vabbè, due minuti a Versacos perché è intervenuto volontariamente in area. È stato considerato intervento volontario e quindi due minuti. Si vedono raramente, però ci stanno. Bobicic, la palla buona per Morettin che va a realizzare e c'è il 3-3 di Siracusa. Entra Bonassi, esce il portiere Vogliuva che quindi gioca senza portiere, in questo caso Rubiera. 3-3 il punteggio. Palla per Oleari, Bonassi, Bonassi per Bartoli, Oleari, esce Bartoli per far rientrare il portiere, la palla per Santilli, Santilli per Oleari, Oleari a spazio, invece va ancora da Giovanardi, aveva spazio per provare il tiro in questo caso. Si ricomincia e c'è il rischio di gioco passivo. C'è il rischio di gioco passivo. Giovanardi, Giovanardi, palla persa da Giovanardi. Torna in attacco allora Morettin, Bobicic. Bobicic va su, apre all'ala, ma non può arrivarci il compagno su questo passaggio all'ala. Palla persa da Siracusa. Vediamo se adesso riuscirà ad attaccare meglio Rubiera. Anche se oramai bene o male dovrebbe scadere l'inferiorità numerica, così è stato. Quindi è rientrato Vogliuvac, Giovanardi per Bonassi, Bonassi per Oleari, Oleari per Santilli, Bonassi, la conclusione, la parata di Randes. Rosso dall'altra parte, a spazio va a realizzare perché la difesa rubierese si è completamente aperta. Oleari, Bonassi, Oleari. Costruisce di nuovo l'azione, ma è un gioco molto lento di Rubiera. Giovanardi, Oleari, Oleari, la conclusione, la parata di Randes. Dall'altra parte Morettin viene fermato da Pedretti. 4-3 Siracusa dopo quasi 15 minuti di gioco.
Viene asciugato il pallone, si può riprendere. Marino pronto a rimettere in gioco dai 9 metri. L'attacco di Siracusa con Rosso per Bobičić. Rosso, Bobičić, Morettina all'ala, Bianchi va alla conclusione, va a realizzare. 5-3 Siracusa. Oleari per Giovanardi, Giovanardi per l'ala, Santilli la conclusione e la rete di Santilli. 5-4. Prova Bobičić ad accelerare, ma poi Rosso rallenta il gioco. Rosso si butta dentro, Bobičić, Bobičić sale, va alla conclusione, il palo, e poi recupera Pedretti. Versakovs, Versakovs, la palla doveva arrivare a Pedretti. Cambio, esce Oleari, entra Bonassi, che quindi adesso giocherà da terzino. Abbiamo bisogno di un po' di conclusioni dalla distanza per aprire un po' la difesa, visto che fino ad ora non siamo riusciti a fare neanche una penetrazione. Difende molto compatta la formazione siciliana e quindi difficilmente lascia varchi, mentre Rubiera in un paio di occasioni abbiamo visto che si è disunita nella sua 6-0, permettendo penetrazioni tutto sommato anche abbastanza facili. Mentre Bonassi va dentro, fischio arbitrale. Non abbiamo ben capito su come sia la palla per Marino. La conclusione, la parata di Voljuvac ancora. Dall'altra parte Bonassi per Versakovs. Versakovs va dentro e va a realizzare. E ci sono anche 2 minuti. 2 minuti combinati a Marino ancora, che quindi ha la seconda esclusione. Gol di Versakovs, nuova superiorità numerica per i Vikings, che dovranno però sfruttarli meglio del precedente. Nel frattempo direi che non è stato aggiornato il punteggio ancora, è stato aggiornato ora 5-5. Molto lento ovviamente l'azione di Siracusa. Rosso per Bobičić. Ancora Bobičić, Morettin, Rosso, si fa vedere Bobičić, Morettin, ancora la palla per Morettin che va dentro, la parata di Voljuvac. La parata di Voljuvac, resta in attacco però Siracusa. Rosso per Bobičić, Bobičić fermato. Rimessa in gioco Bobičić per Morettin, ancora passivo. Morettin a spazio, l'uno contro uno, viene fermato. 2 minuti a Oleari. E quindi possibilità ancora in attacco per questo attacco infinito per Siracusa.
rosso per Bobičić, va dentro Bobičić e va a realizzare. No, non va a realizzare, fischia al rigore. Rigore allora per l'Albatro, che Bobičić ha tirato quando aveva già il piede per terra, quindi va lo stesso Bobičić sui 7 metri contro Voljuvas. E c'è il tocco di Voljuvas, ma la palla termina comunque in rete per il nuovo vantaggio di Siracusa, che nel frattempo, caso originale, ha esaurito tutta l'inferiorità numerica, quindi 2 minuti in attacco, in un unico attacco. 6-5 il punteggio per Siracusa, con Giovanardi per Bartoli, Bonassi per Voljuvas, la conclusione, la rete del lettone, che è il giocatore che sta tenendo su Rubiera Versakos in questo avvio. È già il quarto gol per lui, 6-6 il punteggio, ma c'è ancora superiorità numerica per Siracusa. Bisogna che Rubiera cresca un po' in difesa, perché fino adesso ha fatto veramente poco. La palla persa, vediamo un po' la rimessa per Rubiera. Buona questa difesa invece questa volta, e la palla recuperata per la formazione rubierese. Cambio, esce Bartoli, entra Garau all'ala sinistra per la formazione di casa, mentre Versakovs si sposta a terzino destro. Bonassi centrale, Giovanardi passa dal lato opposto, terzino sinistro. Bonassi per Garau, Giovanardi, Versakovs va dentro, a conclusione ancora la rete di Versakovs, 7-6 il punteggio. Il punteggio, 21esimo minuto di gioco, è finita l'inferiorità numerica di Rubiera. Bobičić per Morettin, rosso, gioca con Bianchi, esce Bobičić, ma su di lui c'è Versakov, la palla ancora per Bianchi, Bianchi va da Morettin per rosso, rosso prova a sfondare centralmente, buona la difesa di Oleari, attenzione a Bobičić, c'è la conclusione, la rete di Morettin, perché abbiamo perso tempo a esultare per l'ottima difesa e loro in velocità ci hanno fregato. La palla per Versakos, che questa volta chiede calma, poi cambia gioco da Giovanardi, esce Oleari, rientra Bonassi. Sette a sette il punteggio, 22esimo minuto di gioco. Giovanardi, Bonassi, Versakos, Bonassi, Santilli sale, Versakos per Giovanardi che prova lanciato ma controlla male, la palla per Bonassi non era proprio un granché. Giovanardi, la palla messa in mezzo, la recupera Bonassi che poi subisce il colpo da Bianchi. E rimane a terra Bonassi. Rubiera che ha già perso per tutta la stagione strada alla prima giornata come terzino. Ventidue minuti e 20 secondi nel primo tempo, 7-7 il punteggio.
rientra Oleari, si rialza nel frattempo Bonassi. Si è rialzato nel frattempo Bonassi. Palle per Rubiera. Versakovs. La palla per Oleari. La conclusione c'entra la traversa. Oleari sfortunato in questo tiro. Sempre 7-7 il punteggio. Bianchi, Moretin, Bobičić. Bobičić ancora per Moretin. Moretin centralmente, vuole la palla al pivot. Non prende il pallone Mantisi, ma per gli arbitri è un intervento falloso, quindi rimessa dai 9 metri. Moretin per Rosso. Rosso si butta in mezzo, cambia il gioco dal lato opposto per Argentino, ancora Bobičić. Rosso la conclusione, la palla in rete, beffato questa volta Voljuvac. E c'è l'8-7 allora per Siracusa. Rientra nel frattempo non Bonassi perché deve ancora aspettare, rientra Oleari, entra anche Bortolotti al posto di Pedretti. Otto a 7 il punteggio, time out chiesto da Rubiera. Una rete di vantaggio per l'Albatro Siracusa con la formazione rubierese che insomma sembra non riuscire proprio a mettere ritmo alla partita. 8-7 il punteggio per gli ospiti, punteggio decisamente basso e a dimostrazione di come sia una partita giocata più dalle difese che non dagli attacchi, che sembrano decisamente in difficoltà, almeno in questo primo terzo di gara. Termina il minuto di sospensione richiesto da Rubiera. Otta 7 il punteggio. Si riprende dunque a giocare. Versakov per Giovanardi Versakov, la palla per Oleari che va dentro, ma c'è fallo fischiato in attacco, probabilmente il blocco di Garau irregolare. Penso il blocco di Garau irregolare e in questo caso. Moretin per Bobičić argentino. Moretin sale Mantisi. Rosso per Bobičić, per Moretin. Moretin Bobičić, Rosso. Rosso si butta dentro Bobičić. Oleari lo ferma, c'è la parata di Voljuvac, 9 metri e rischia passivo anche in questo caso Siracusa.
bisogna asciugare di nuovo il pallone. Entrato anche Davide Bartoli, un altro giovanissimo nella formazione rubiarese. Palla per nessuno, non si intendono tra di loro i giocatori siciliani. Santilli va dentro, va la conclusione, ma c'è la parata di Randes. D'altra parte Bianchi, Morettini, il taglio di Rosso, Morettini non lo vede. Fischio arbitrale, 2 minuti a Bartoli. Altra inferiorità numerica per Rubiera. La palla per il pivot, palla con l'ottima difesa di Versakovs, che poi lancia in contropiede Santilli, e questa volta Santilli non sbaglia. Santilli. 8-8. Altra palla persa da Siracusa, altro contropiede per Santilli, ancora Santilli, ancora in gol Santilli. E Rubiera torna avanti, 9-8. Rosso per Bobicic, Bobicic va alla conclusione, trova la rete. 9-9. Il punteggio. Continua a giocare senza il portiere Rubiera in questa inferiorità. Oleari per Giovanardi. Garau sale, Oleari. Versakovs va dentro, ancora Versakovs, e c'è il rigore per il fallo di Morettin. Fallo di Morettin su Versakovs, tiro di rigore dai 7 metri, va ancora Versakovs contro Randes. Conclusione, rete di Versakovs, 10-9 il punteggio. Rientra Bonassi, Morettin, Bianchi, Morettin per Bobicic, ancora Morettin. Bianchi, Rosso centralmente, questo era sfondo, Bobicic va in gol, troppo facile, magari prima potevano fischiare lo sfondo. Bonassi per Garau, va la conclusione, va in rete Garau, 11-10 Rubiera. Dobbiamo però difendere meglio. Un minuto e mezzo alla fine del primo tempo, 11-10 Rubiera. Rosso, Morettin per Bobicic, ancora Morettin per Bianchi, Bianchi per Bobicic, Bobicic per Rosso, la palla per il pivot, c'è l'area del pivot. E il contropiede, subito la palla per Garau, che va in rete sul lancio di Voljubak.
e c'è il vantaggio, dunque 12-11. C'è un errore però nel punteggio, c'è un errore nel punteggio, perché in realtà non siamo 12-11 ma dovremmo essere 12-10, perché il gol in precedenza non è stato convalidato. C'è un errore al tabellone. Rosso, la palla per Moretin, per Bianchi. E c'è il time out chiesto da Siracusa. In realtà è 12-10 il punteggio. Il punteggio è sbagliato in realtà, ecco, viene corretto adesso. Viene corretto il punteggio. 10 secondi per andare al tiro. Probabilmente Bobicic sarà l'incaricato alla conclusione. La palla è per lui, gioca con Moretin, rosso per Bobicic che va al tiro e va a realizzare. E finisce qua il primo tempo sul punteggio di 12-11 per i Vikings Rubiera sull'Albatro Siracusa. La sosta di metà gara, ci rivediamo per i secondi 30 minuti.
Si ricomincia il secondo tempo qui dal Palabursi di Rubiera del match della terza giornata di Serie A Beretta di pallamano maschile tra Vikings Rubiera e Albatros Siracusa, 12-11 dopo i primi 30 minuti di gioco in favore dei padroni di casa, che hanno anche il pallone di apertura di questo secondo tempo. Partita giocata sotto ritmo dalle due squadre, attacchi che hanno sempre trovato difficoltà contro le difese. Versakos, la conclusione, ancora il lettone a realizzare il gol che vale il più 2 a Rubiera. Dall'altra parte indubbiamente Bobicic è stato il giocatore più presente in fase offensiva per l'Albatro. Morettin proprio per Bobicic, esce Marino non sa cosa fare, alla fine la palla indietro per Rosso, questo sarebbe passivo a questo punto. Rosso va in uno contro uno, Morettin all'ala, Bianchi non entra, Bianchi per Morettin, chiuso, la palla indietro, rischiano il passivo, Bobicic la salva per Rosso, la palla per la conclusione e la rete di Marino. Buona difesa per al 99%, e poi dopo la beffa per Rubiera in questo caso. Punteggio 13-12, Bench in campo in questa ripresa, il capitano della formazione rubierese, proprio lui che gioca per Versakos, la palla all'indietro, Benci per Bonassi per Versakos, non gira bene questo pallone, Versakos, bella la palla per Pedretti, viene fischiato però non so cosa. E palla persa dall'altra parte, Morettin uno contro uno, che bravo Morettin, c'è il pareggio 13-13. In un attimo Siracusa ha ripreso Rubiera. Un arbitro dice che ha fischiato passi in precedenza dando questa spiegazione. Io pensavo fosse un blocco irregolare, un'area, ma l'unica cosa che non mi sembrava era passi. Bonassi va dentro, andrebbe in gol, ma gli arbitri fischiano in precedenza. Versakos, doppio pivot per Rubiera. Bonassi, Versakos, torna. Sfondo. Sfondo. Anche questa è una fischiata strana, nel senso che secondo me era più facile che fosse invasione piuttosto che sfondo. Fatto sta che però è un'altra palla persa per Rubiera, che commette ingenuità pazzesche. Rosso, la palla per il taglio in mezzo, recupera ancora Rosso. Non siamo mai attenti, sui secondi palloni arrivano sempre loro, bisogna che ci sia più attenzione in queste cose. Rosso, Bobicic, Morettin per Bobicic all'ala, Bianchi per Bobicic, Bobicic per Rosso che va in rete. Prova a giocare veloce Rubiera, ma è già rientrata la formazione siciliana, che è di nuovo in vantaggio sulle 14-13. Benci, Patroncini, Bonassi, Versakos, va dentro Versakos e c'è il rigore. Per la difesa in area. 14-13 Siracusa. Ancora Versakos dai 7 metri.
quando siamo al quinto della ripresa, realizza Versakos. Siamo 14-14. Ma dobbiamo crescere in difesa. Morettin per Rosso. Morettin, Rosso, Bobicic. Passi non fischiati da parte degli arbitri. Questi sì che erano passi evidenti. Bobicic carica il tiro, va da Rosso, Rosso per nessuno. Palla persa. Prova a correre Rubiera in contropiede, ma il lancio non arriva a Garau. Bobicic. Bobicic per Marino, la conclusione, la rete. Nuovo vantaggio per Siracusa. Quindici a 14 il punteggio. Versakos, Benci, Benci per nessuno, palla persa malamente. Bobicic, Morettin, la palla quasi recuperata, anzi recuperata da Rubiera, il contropiede con Pedretti. Nove metri. Si riprende sotto di uno Rubiera in attacco per provare a pareggiare questa partita. Benci, Bonassi, Versakos, Versakos, ancora Versakos in rete. In pratica sta giocando lui in attacco, mentre Morettin per Bianchi. Vediamo se riusciamo a crescere un po' di intensità in difesa. Visto tutta la fatica che facciamo nel giocare in attacco a difesa schierata, almeno cresciamo un po' di intensità noi in difesa per provare a portare a casa questa partita. La palla per Bobicic, Bobicic, va la conclusione fuori, c'è il fallo su Bobicic. Bisogna asciugare il parquet, c'è tantissima umidità. 7.55 giocati in questo secondo tempo, perfetta parità, 15-15. Si può riprendere il gioco. Bobicic, Bobicic cambia il gioco per Morettin, Morettin attacca centralmente, bravo Leari questa volta nel chiudere. Rosso, Morettin, Rosso, Rosso attacca, non viene seguito, troppo facile, ci battono sull'uno contro uno, siamo sempre in difficoltà. Pedretti dall'altra parte va a realizzare. Ma è in difesa che dobbiamo cambiare ritmo, è in difesa che non possiamo prendere i gol in penetrazione con troppa facilità da parte degli avversari, bisogna che gli rendiamo la vita più complicata. Siracusa in difesa è molto più
solida, almeno questa è la sensazione che ha dato da questo punto di vista. Bobicic, Moretin, Rosso, Moretin per Bobicic che sale, tira e non trova però la porta. Prova a partire Rubiera, parte dai Benci. Benci la conclusione, c'entra in pieno l'incrocio dei pali e la palla poi va fuori. Cioè anche questa beffa qua è andata fuori sulla tre quarti opposta dal gran che era forte questo tiro. Time out chiesto dall'allenatore del Siracusa, 9-29 giocati, 16-16. Il punteggio. Partita ancora lunga da giocare. Fino adesso non ha avuto un padrone. Da un lato un Siracusa in emergenza, che però in difesa dimostra di avere una struttura solida e importante, dall'altro Rubiera che sembra quasi non riuscire ad accendere il motore a ritmi più elevati, quello che dovrebbe fare, perché ha giocatori abituati a giocare in velocità, ma fino ad ora, vuoi per la bravura dell'avversario nel rientrare, vuoi perché non riesce Rubiera a fare il suo gioco, insomma abbiamo visto poco. Rubiera che è vissuta sulle giocate di Versakovs e poco altro in fase offensiva. Si riparte sempre in parità, 16-16. Bobicic per Rosso, Rosso torna da Bobicic, esce su di lui Versakov, la palla per Moretin, Bianchi, Bianchi sotto per non si sa come, ma è arrivata la palla a Rosso e c'è una parata incredibile di Voljuvac. Prova a giocare in velocità Oleari, 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 la conclusione, sfondo. Niente, facciamo una confusione bestiale in attacco. In attacco purtroppo Rubiera non ha grande logica. E facciamo fatica a recuperare il pallone quando c'è una parata del nostro portiere, bisogna sfruttare meglio l'occasione, non si può poi perdere palli in attacco. Rosso viene fermato. Bobicic, Moretin, Bobicic per Rosso, Bobicic, la palla per il pivot, c'è il tocco di piede di Oleari, 2 minuti per Oleari. Inferiorità numerica allora per Rubiera. Vediamo questo attacco con la palla troppo facile per Moretin, va dentro e va a realizzare. E ancora vantaggio Siracusa e Rubiera sempre con uomini in meno. Ancora per 1 minuto e mezzo. Patroncini esce, la palla per Bonassi, Bonassi, Benci, Benci, Versakovs, Versakovs viene fermato fallosamente. Rimessa in gioco effettuata, ora c'è il passivo. Bonassi
per Benci, Benci per Bonassi, Versakov, non tira più nessuno, Versakov! Mamma mia, che jolly che ha pescato Versakov! Che jolly che ha pescato! Siamo sempre in inferiorità numerica. Bobicic, Rosso, cambio di portiere, esce Randes. Bobicic, la palla per la conclusione, il rigore, due minuti. Terra Rosso. Due minuti a Barbieri, quindi rimaniamo addirittura in quattro adesso. Bobicic dai 7 metri contro Voljovac. La parata di Voljovac, no, cioè il recupero alla fine tre volte, tre palloni abbiamo concesso e Morettin va a realizzare. Tre palloni concessi, non si può. Viene trattenuto per la maglia in modo palese Pedretti, gli arbitri non fischiano, ma c'erano 2 minuti clamorosi di Bobicic non fischiati. 18-17 per Siracusa. Diciotto-17 per gli ospiti. Versakos, la palla per Benci. Bonassi, Benci. Sale Santilli che è tornato in campo, la palla per Bonassi. Versakos, Versakos, trattenuto, sono 2 minuti. Ancora Versakos e 2 minuti per Bianchi. Però è l'unico che si prende responsabilità in questa squadra, gli altri sembrano aver paura. 18-18 il punteggio, 13-33 sul cronometro del secondo tempo. Vediamo questo attacco di Siracusa. Bobicic, la palla per Morettin, Morettin, rigore. E 2 minuti a Garau. Altri 2 minuti. Rosso, stavolta dai 7 metri, va a realizzare. Rosso. Diciannove a 18 per l'Albatro Siracusa. Attacco di Rubiera con Bonassi, Benci per Santilli, Santilli, Bonassi, Versakos, Versakos, Benci, Benci, Versakos, Versakos, Bonassi, sale Bonassi, va al tiro ma c'è la parata.
e torna in attacco Siracusa. Rosso per Morettin, ancora Morettin per Bobicic. Rosso la palla per il pivot e va a realizzare Marino, gran gol questo, doppio vantaggio per Siracusa. Probabilmente la prima volta nella partita. 20-18. Torna con tutti gli effettivi Siracusa, mentre Rubiera ancora un uomo in meno. Time out chiesto dal tecnico di Rubiera Luca Galluccio. È incredibile la mole di ingenuità che commette la formazione rubiarese, che è in partita ancora soltanto perché ha avuto un Versacos. È veramente in giornata straordinaria, perché per il resto in pratica gli altri non li abbiamo visti in fase offensiva. Venti a 18 il punteggio. Bisogna che in questi ultimi 15 minuti Rubiera si svegli se vuole pensare di portare a casa il primo successo della stagione, perché Siracusa sta facendo la sua partita e la sta facendo bene, interpretando nel migliore dei modi quelli che sono le sue possibilità. Si riparte, c'è Giovanardi in campo, vediamo la palla per Giovanardi va via uno contro uno e va a realizzare. Deve crederci di più e sentire meno emotivamente le partite, perché poi dopo ti fa queste giocate, ce le ha. Deve credere di più nelle sue mezzi. 20-19, ma adesso è in difesa che si cambia la partita, se la si vuole cambiare. Rosso per Bobicic, rosso ancora Bobicic. Palla per Bobicic che va via per la parata, c'è un fischio arbitrale che premia l'attacco, in questo caso forse eccessivamente. Comunque rosso per Bobicic ancora per rosso si butta dentro, sfondo, questo non viene fischiato e Voljuvac, in un intervento che poteva sembrare alla portata, gli va storto anche questo. Rosso. Bonassi, la conclusione, la parata. Vediamo questo attacco, Morettin, rosso, sale Bobicic, Morettin, fischio arbitrale, fallo in attacco, anche questo da interpretare difficile, va a concludere, realizza Giovanardi, forza ragazzi, forza in difesa, bisogna che cambiamo ritmo in difesa. Morettin. Palla per Bobicic.
Morettin. Con molta calma Siracusa, tre attacchi lentissimi, la palla per Rosso, Rosso prova per nessuno, palla persa, palla recuperata da Rubiera con Bonassi per Giovanardi, Bonassi, Benci, Benci per Bonassi, Giovanardi, palla persa, no, la palla arriva a Pedretti ma si fa parare il tiro. Che occasione d'oro che era questa. Che occasione d'oro che era questa per pareggiare. 19esimo del secondo tempo, più uno Siracusa. Bobicic per Morettin. Morettin andrà uno contro uno, poi va all'ala per la conclusione, la parata di Voljuvac. Giovanardi per Bonassi, per Benci, Benci salva questo pallone, ancora l'attacco, Giovanardi, Giovanardi per Benci, Benci viene chiuso, Bonassi, Bonassi in palleggio, Bonassi preso da dietro. Sono due minuti questi, sono due minuti questi qua, presi da dietro. Dieci minuti alla fine, più uno Siracusa. Santilli, Bonassi, Giovanardi, Giovanardi per Benci, Benci la conclusione, la rete di Andrea Benci, 21-21 col gol del capitano. Esce Marino molto alto, la palla per Rosso, Bobicic, Bobicic per Marino, c'è l'anticipo in difesa, la palla è per Siracusa. Rosso, Rosso si butta dentro, la palla dietro per la conclusione, la rete di Marino. Ancora vantaggio Siracusa, Giovanardi, la palla per l'area pestata da Pedretti. Per gli arbitri ha pestato l'area e quindi c'è l'infrazione e l'occasione persa da Rubiera. L'attacco di Rosso, Morettin, Morettin perde la palla, c'è palla persa, sarebbero anche due minuti perché Marino con molta astuzia ha rallentato la rimessa in gioco, gli arbitri non hanno il coraggio di fischiarlo in questo momento e niente, di nuovo perdiamo il ritmo in questo attacco. E ancora una volta dobbiamo attaccare contro la difesa schierata. Versakov per Benci, Santilli, Versakov, Giovanardi. La conclusione, la rete di Giovanardi. Adesso è Giovanardi che sta tenendo su Rubiera. Rosso per Bobicic. Ancora Rosso. L'attacco di Morettin. Per Rosso, fischio arbitrale, bisogna asciugare il parquet.
si può riprendere 22-22. La palla per Bobičić, Morettin va dentro, la parata di Voljovac, tiro di rigore. Entra Salati al posto di Voljovac. Rosso contro Salati, la parata di Salati. La parata di Salati. Sfruttiamo l'occasione. Sfruttiamo l'occasione. Versakovs. Giovanardi, Versakovs, la palla per l'ala, va la conclusione ma sbaglia Bartoli. Niente, non riusciamo a sfruttare una occasione che ci concedono questi qua mai una volta. Salva la palla Bobičić, fischio arbitrale, time out chiesto da Albatros Siracusa. Ventidue a 22 il punteggio. Ventidue a 22, Rubiera ha avuto un'occasione per ritornare in vantaggio grossissima, non sfruttata. Adesso bisognerà di nuovo sacrificarsi in difesa per provare a portare a casa questa partita. Rimessa in gioco in attacco per Siracusa. Vediamo se si può riprendere. Si riprende quindi sul 22-22, 6 minuti dalla fine. Bobičić viene fermato da Barbieri. Ancora Bobičić. La conclusione fuori di Bobičić, fallo. Due minuti a Barbieri con grande ritardo. Con grande ritardo questa fischiata. Altra inferiorità numerica per Rubiera. Ventidue a 22 il punteggio.
altri due minuti di inferiorità per Rubiera. La palla all'ala per Bianchi, Bianchi, Morettin, Bobicic, argentino ancora Bobicic, Bobicic, la palla recuperata e va in contropiede, Rubiera con Santilli, Santilli attaccato, va alla conclusione, va in gol. Per il vantaggio 23-22 di Rubiera, Bobicic, Bobicic va per Morettin, Morettin all'ala per Bianchi e Bianchi realizza un gran gol questo. 23-23. Ultimi 5 minuti. Versakovs, Benci, Santilli. La palla buona per la conclusione, la rete di Pedretti. 24-23, ma è già dall'altra parte Russo. E sfondo questo, gli arbitri non... Ancora quest'arbitro che fischia in ritardo. Ma era sfondo se c'era qualche cosa, non certo fallo. Infatti l'arbitro di fondo campo non ha assolutamente fischiato nulla, ma è ancora una volta l'arbitro di campo che prima aveva dato i due minuti in ritardo a Barbieri che ora va a fischiare questo fallo. Ventiquattro a 23 il punteggio per Rubiera. In attacco Bobicic, la palla per Morettin, Morettin all'ala, per la conclusione la parata questa volta di Voljuvac su Bianchi, sfruttiamo questo pallone, forza, non l'abbiamo ancora fatto fino adesso di sfruttare le occasioni sulle parate. L'attacco di Benci. È finita anche l'inferiorità numerica. Palla per Santilli, Santilli per Giovanardi, Giovanardi per Benci, Benci per Versakovs, Versakovs con calma, Garau per Versakovs, per Benci, per Giovanardi, Versakovs, bisogna tirare, va la conclusione Murato. Palla è fuori. Vediamo un po', la palla per Giovanardi, bisogna tirare, la conclusione, la rete di Giovanardi, da una cosa impossibile è andata a pescare un gol clamoroso, Bobicic, Bobicic all'ala, Voljuvac! Siamo entrati negli ultimi tre minuti, ancora Voljuvac a parare su questa conclusione, forza ragazzi! Col pallone che può valere la prima vittoria di questa stagione, più due Rubiera. Santilli per Versakovs, Benci! Realizza il capitano, 26-23, prova a giocare in velocità, ma perde la palla Rosso! Perde la palla Rosso. Perde la palla Rosso e allora torniamo in attacco. Benci, Versakovs, 26-23. Due minuti alla fine. Versakovs fermato, no, la palla ancora viva, Santilli, Versakovs per Giovanardi,
Giovanardi, ancora Versakov per Benci. Benci forza e subisce il fallo di esperienza. Benci per Versakov, la palla per il pivot e invasione d'area di Pedretti. 1 minuto e 20 alla fine, più 3 Rubiera, prova ad accelerare Bobicic, la palla per il pivot, ancora Voljovac, ma c'è il fallo e ci sarà il tiro di rigore. Esce ancora Voljovac e entra ancora 2 minuti a Barbieri. Mi sembrava un fallo del tutto onesto questo qua. La terza esclusione per Barbieri, che deve abbandonare il campo a 1 minuto e 13 dalla fine, più 3 Rubiera. Vinci dai 7 metri contro Salati. Vinci contro Salati, la conclusione, la rete di Vinci. C'è pressing a tutto campo da parte della formazione siciliana con Versakov attacca il sfondo fischiato a Versakov. Ma che fischiata è questa? Ma allucinante questa fischiata. Dall'altra parte Bobici sfondo, questo è sfondo grosso come una casa. Gli hai regalato il pallone prima, almeno fischia questa cosa qua, giustamente. 35 secondi alla fine, sempre pressing a tutto campo e time out chiesto dall'allenatore del Rubiera Luca Galluccio. 26-24 a 30 secondi dalla fine. Di fuoco per chiudere questa partita che può valere il primo successo per Rubiera, che conduce di 2 lunghezze in una partita soffertissima, veramente sofferta fino ad ora. Sarà il pressing a tutto campo di Siracusa. Pressing a tutto campo di Siracusa, 30 secondi alla fine, più 2 Rubiera. Marcatura a uomo di fatto per Siracusa con Bobicic che fa il vecchio libero del calcio. Si può riprendere. Versakov, la palla per Garau per Versakov, bene così. Versakov ancora lui per Giovanardi, bene. Garau per Versakov. Versakov la palla per Pedretti, c'è la parata ancora su Pedretti. 10 secondi alla fine, ancora sfondo, non fischiato. Bobicic va alla conclusione, il palo, recupera Vinci che va, anzi, doppia parata, c'è il gol. Ma non è, credo, valido, finisce 26-24 se non sbaglio. Vediamo se viene dato l'ultimo gol a Siracusa. Rubiera vince la prima partita della stagione, nel ritorno in Serie A. I primi 2 punti per Rubiera. Si tratta solo di capire se è valido o non valido il gol, l'ultimo gol. Dovrebbe essere valido, quindi 26-25, risultato finale. Primi 2 punti della stagione per i Vikings Rubiera che superano l'Albatro Siracusa.